Anche quest'anno siamo riusciti a Berceto a realizzare il Luneri Besdan. È, diciamo, ormai una tradizione, siamo 24 anni, 24, alla 24esima edizione. I collaboratori di quest'anno che mi hanno aiutato a raccogliere i testi e le fotografie sono Alberto Andrei, Giulia Caccioli, Anna Maria Cagna, Oscar Caroselli, Lorenzo Coser, Matilde Gallorini, Nella Biolzi, Francesco Papini, Luigina Scauri e Marisa Terzi. Inoltre abbiamo utilizzato anche dei testi di bercetesi defunti da qualche anno, il dottor Francesco Caffarra e le ricette di Giuseppina Attolini e Ida Caminati. È stato realizzato grazie al contributo del Comune di Berceto e quest'anno, rispetto alle edizioni precedenti, per così dire, raddoppia. Mentre nelle scorse edizioni dovevamo, per contenere i costi, stampare su una pagina 2 mesi, questa volta siamo riusciti ad avere 1 mese per ogni pagina. L'utile che verrà, che si spera di avere dalla vendita del calendario, che costa 10 euro, verrà completamente devoluto alla casa di riposo. Allora, le rubriche sono, come da tradizione, un po' le stesse, sono la nostra storia e quest'anno, visto che stiamo ricordando in questi anni il periodo della Grande Guerra, abbiamo ricordato nelle edizioni precedenti i nostri caduti, nell'edizione dell'anno scorso tutti i prigionieri bercetesi, sono stati tantissimi, e quest'anno ci siamo dedicati alla vita amministrativa del comune di Berceto durante la Grande Guerra. E in particolare c'è una rubrica dedicata alle vicende proprio legate alla vita, diciamo, del Consiglio Comunale, quindi i lutti che ci sono stati, le assenze per il servizio militare, le assenze che sono dovute per cause di forza maggiore e soprattutto gli ultimi atti che sono stati, che hanno visto la caduta dell'amministrazione comunale, l'intervento del commissario prefettizio. E poi c'è una rubrica dedicata all'assistenza organizzata dal Comune durante il periodo della Grande Guerra. Un'altra rubrica parla della vita, della guerra nei documenti dell'amministrazione comunale e alla fine la parte più impegnativa è sulla vicenda dell'acquedotto. L'acquedotto di Berceto, che chiaramente è stato, diciamo, progettato già nel 1911, ma che arriviamo al termine di questa amministrazione comunale nel 19 non sarà ancora neanche iniziato. E l'ultima rubrica, grazie alla collaborazione di Francesco Papini, l'abbiamo dedicata al sindaco di quel periodo, una persona veramente che merita di essere ricordata, Angelo Orsi. E la rubrica, la raccolta delle notizie biografiche è stata curata da Francesco Papini. Ecco, per quanto riguarda poi le poesie, che sono tutte poesie di Bercetesi, sono di Marisa Terzi, sono di Giulia Caccioli e abbiamo avuto anche le poesie di un nuovo bercetese acquisito, Lorenzo Coser, e per cui abbiamo inserito anche 2 sue poesie. Ecco, poi per quanto riguarda le fotografie, quest'anno sono veramente particolari, cioè nel senso che intanto raddoppiano rispetto agli anni precedenti e comunque si vede proprio anche un interesse dei bercetesi a fare in modo che diciamo, le persone della propria famiglia o le persone che hanno avuto, per così dire, un ruolo che sono state tipiche del paese, ci tengono proprio a far sì che compaiano sul calendario. E le poesie di quest'anno mi sono state donate da Alberto Andrei, che tra l'altro
ha un patrimonio fotografico notevole, Anna Maria Cagna, e quindi in quella foto troviamo la sua classe, troviamo anche alcuni bercetesi che conosciamo bene, cioè come l'avvocato Cagna e Bruno Molinari, dottor Bruno Molinari. Poi ci sono i due racconti legati alla sua adolescenza, alla sua infanzia, di Oscar Caroselli, e qui sono veramente particolari. Uno è dedicato alla figura di suo padre, che è stato medico condotto qua a Berceto per oltre 50 anni, e l'altra a un personaggio bercetese tuttora vivente, insomma Piero Lucchi. Ecco, poi altre cose che posso dire, allora abbiamo le poesie anche di Francesco Caffarra, del medico che è scomparso ormai da oltre 20 anni, e le ricette sono di Giuseppina Attolini e di mia mamma Ida Caminati.